Galileo Galilei, fede e scienza. Perché Galileo è un classico della letteratura? Perché studiamo Galileo Galilei, che è uno scienziato, lo studiamo nella storia della letteratura. Perché non lo faremo con Newton, Einstein o altri scienziati, insomma, dei secoli seguenti? Beh, senz'altro perché in questo periodo ancora è strettamente collegata, insomma, la letteratura con la scienza, non è ancora così netta e chiara quella distinzione dell'ambito umanistico rispetto all'ambito scientifico. Poi per la forma gradevole letteraria che lui ha dato ai suoi scritti, voi già conoscete una lettera, ha utilizzato tutti gli strumenti della letteratura e della retorica, quindi quel percorso della prosa italiana, no? Che abbiamo iniziato con Boccaccio l'anno scorso e Machiavelli nel primo quadrimestre, continua, insomma, grazie anche a lui, grazie a Galilei. L'utilizzo dell'italiano è un italiano non specialistico, perché voleva appunto diffondere, divulgare le sue idee, ecco, e le sue scoperte scientifiche. La grande chiarezza comunicativa, la grande efficacia descrittiva ne fanno un classico anche della letteratura italiana. Poi ancora, perché tra i classici? No? Ecco, dicevamo, c'è una sinergia tra contenuto e forma. Le scoperte scientifiche di Galilei assumono un surplus di valore grazie al modo in cui le racconta. I suoi libri non sono solo l'esposizione di verità scientifiche, ma sono un bel modo di comunicarle. Per questo possono essere letti ancora oggi. Nel caso delle opere di Galilei è evidente, come stavo spiegando prima, che non c'è ancora una netta separazione fra le due culture, la cultura scientifica e la cultura umanistica. Bene, ecco, dicevamo Fede e Scienza, il nostro libro intitola così questa introduzione a Galileo, perché evidentemente è la tematica su cui avete già comunque riflettuto, ecco, l'autonomia della scienza rispetto ad esempio alla teologia, con la professoressa di filosofia me l'ha detto, e sicuramente quindi è una cosa che andremo a riprendere. Prima di tutto però vorremmo parlare un po' dell'esistenza, insomma, della biografia, della vita di Galileo Galilei. Ecco, parliamo, dicevamo, della formazione di Galilei, che è nato nel 1564. La sua famiglia, ecco, lo dice il vostro libro, è una famiglia fiorentina, insomma, un'antica famiglia fiorentina. Cresce in un ambiente di forte impronta umanistica e quindi anche per questo è un bravo letterato, oltre ad essere appunto uno scienziato, come studieremo. Ecco, viene anzitutto indirizzato verso gli studi di medicina, però poi è molto più interessato alle lezioni di matematica, quindi frequenta le lezioni di matematica. Ci sono due maestri, due professori in modo particolare che lo attraggono tantissimo, no? E poi anche le osservazioni fisiche, la meccanica, eccetera. Ecco, diciamo, nato a Pisa, poi a 10 anni si trasferisce a Firenze con la famiglia. Si iscrive dapprima a medicina, ma come stavamo spiegando, è molto più attratto dalle lezioni di matematica. Ecco, poi intorno al 1583 fa degli studi di fisica, studia la fisica di Aristotele, corso di Francesco Bonamico. Comprende come sia centrale il problema del moto, lavora sul baricentro dei corpi, inventa uno strumento per la determinazione del peso specifico e scopre l'isocronismo del pendolo. Ecco, quindi importanti, già scoperte in questi anni, insomma, i primi studi, gli anni giovanili di Galileo Galilei. Ecco, dicevamo, due docenti hanno un ruolo fondamentale nella sua formazione. Anche due docenti di matematica, oltre al buon amico di fisica, di filosofia della natura, anche il Ostilio Ricci, allievo del famoso matematico Niccolò Tartaglia. Ecco, questa è l'immagine di Ostilio Ricci, uno di questi professori di matematica. E questa è la legge dell'isocronismo del pendolo. Trascorre la giovinezza tra Pisa e Firenze.
Studia i classici e elabora un'autonoma visione del rapporto fra conoscenza degli antichi e nuova scienza. Ecco, era tra l'altro un giovane piuttosto ardito, bizzarro, abbastanza. Per alcuni, addirittura alcuni professori lo ritenevano un po' un inconcludente perché era poco rigido, era poco schematico, però era un po' geniale, tutti l'avevano capito questa cosa, anche se lui, ripeto, all'inizio non era molto valorizzato perché non era un tipo scolastico, ecco. Non era un tipo, però dicevamo, fa degli studi importanti, interessanti, quindi piano piano viene riconosciuto come un matematico e un fisico. Abbandona gli studi a 21 anni, si occupa di meccanica e di idraulica, anche se questi studi di meccanica e di idraulica, vedremo, saranno pubblicati solo nell'ultima sua opera, no? Vive impartendo lezioni private, quindi da un punto di vista economico, insomma, comunque non sono anni molto facili. Tra la fine dell'87 e l'inizio dell'88, Galileo aveva stretto conoscenza epistolare con il noto matematico Guido Ubaldo del Monte, che praticamente lo segnala in modo tale che possa essere assunto, insomma, come professore, come lettore di matematica. Diventa lettore di matematica nell'Università di Pisa, però diciamo ci sono pochi soldi e quindi poi c'è anche un aristotelismo un po' rigido in questa Università di Pisa e quindi lui non si trova molto a suo agio e non riesce neanche a sbarcare il lunario. Ecco. Questo è il periodo in cui studia le opere di Tartaglia e di Archimede. Porta avanti gli studi sulle leggi del moto, in particolare sulla caduta dei gravi, ecco, studi che ovviamente poi saranno completati da Newton. Il problema del moto occupa la mente di Galileo per tutta la vita e perviene a risultati così notevoli da essere considerato il fondatore della dinamica scientifica moderna. Come ben sapete voi, la dinamica è una branca della fisica. C'è l'intuizione teorica del principio di inerzia, un corpo tende a conservare uno stato di quiete o di moto rettilineo uniforme sinché non intervengano, fino al momento in cui non intervengano forze esterne a modificare tale stato. Le leggi sulla caduta dei gravi, tutti i corpi, qualunque sia il loro peso, cadono con la stessa velocità. Nel vuoto questa legge si realizza nella sua purezza, in presenza di aria essa esercita una resistenza, l'aria esercita una resistenza che incide in piccola parte. Qui possiamo già notare uno degli aspetti più importanti di quello che è l'impostazione scientifica di Galileo. Galileo non si fida dei sensi. Noi guardando, ad esempio, una piuma piuttosto che un martello, non arriveremmo mai a intuire questa legge sulla caduta dei gravi. Ma per Galileo noi non dobbiamo fidarci dei sensi, andando già agli studi astronomici. Come fa a farci capire che le stelle non sono fisse, che la Terra stessa non è fissa, è in movimento? Eppure ci riesce, anche se utilizza un cannocchiale che oggi sarebbe poco più di un giocattolo. Va bene, comunque proseguono i suoi studi, però abbiamo detto nei primi tempi, soprattutto nel campo della meccanica, nel campo della fisica, della dinamica, la caduta dei gravi. Dice infatti questo periodo: se potessimo lasciar cadere un martello e una piuma simultaneamente nel vuoto, le vedremmo raggiungere il suolo nello stesso momento. Ma a quei tempi nessuno li credeva. Ecco, poi ancora il secondo principio della dinamica: le forze applicate ai corpi non causano loro delle velocità, bensì delle accelerazioni che risultano proporzionali alle forze che li hanno prodotti. Insomma, parecchie intuizioni, scoperte che poi verranno sviluppate da altri. Galileo in questo periodo lavora a 360 gradi anche in altri campi della fisica, la termica, l'idrostatica, l'ottica, l'acustica, l'ottica. Ecco, questi lavori nel campo dell'ottica saranno quelli che avranno delle conseguenze più importanti e significative per noi, no? Con il cannocchiale. Ecco, nel 1589, dal momento che comunque non riusciva a sbarcare il lunario, insomma, non riusciva a mantenere la famiglia. Infatti, nel 1591 era morto il padre, muore il padre. Sono gravi difficoltà economiche. Ecco. Quindi, anche se insomma, lettore di matematica, eccetera, però più di tanto
I 60 scudi di stipendio non bastano per le necessità della famiglia. C'è bisogno di un altro sbocco. Allora cosa fa? Abbiamo detto, fa lezioni private, fabbrica strumenti, come questo compasso geometrico militare. Tiene lezioni a studenti che ospita nella propria casa. Elabora su commissione oroscopi, presenta progetti per l'irrigazione dei campi, per la costruzione delle fortificazioni. Ma il trasferimento a Padova sarà molto fruttuoso, perché trasferendosi a Padova si creeranno i presupposti per le importanti scoperte astronomiche. Infatti, finalmente nel 1592 ottiene una cattedra a Padova, dove c'è meno rigidità. È vero che anche lì, insomma, si studia Aristotele, ma in modo un po' meno rigido rispetto a Pisa. È un ambiente un po' più libero, ecco, siamo nella Repubblica di Venezia e quindi tipicamente abbiamo visto in questo 600 la Repubblica di Venezia è un po' più autonoma, libera rispetto al papato, mentre invece in generale la Toscana è un po' più legata al papato. Ecco, ottiene quindi la cattedra di matematica a Padova, un miglioramento economico anche. Continua a fare lezioni private, ma anche a quelli che saranno futuri principi e cardinali. Scrive opere di idraulica sulle fortificazioni, di statica sulle macchine, inventa strumenti di misura, ma soprattutto gode della maggiore libertà di pensiero garantita dalla Repubblica Veneta, in cui si stampano libri soprattutto. Ecco, è importante Venezia anche per questo motivo, centro di diffusione della stampa. Insomma, comunque sono presenti. Poi vedremo nel corso del 600 anche altri personaggi come Paolo Sarpi che testimoniano di questa maggiore libertà di cui si può godere in questa Repubblica Veneta. Ecco, infatti, Galileo dice che questi sono stati gli 18 anni migliori di tutta la mia età, gli anni che ha passato, che ha trascorso a Padova dal 1592 al 1610. Certo, è toscano, vorrebbe ritornare in Toscana, ma forse avrebbe fatto meglio a rimanere a Padova, col senno di poi. Questa è la cattedra di Galileo all'Università di Padova. Ecco, a Padova incontra anche Marina Gamba, dalla quale avrà tre figli. Ecco, ovviamente si dava un po' anche la pazzagioia, aveva delle donne, aveva tante donne, Galilei. E poi questa donna in modo particolare che gli darà dei figli, però per via della disparità sociale non la sposa, ecco, quindi, però è legato a questi figli, cercherà sempre di aiutarli e soprattutto la figlia Virginia sarà molto affezionata a lui. Poi per via delle questioni anche un po' economiche del tempo, lei sarà costretta a fare la suora, ma anche da suora sarà vicina a suo padre negli ultimi anni della sua vita. È Vincenzo, legittimato nel 1619, quindi erano dei figli naturali. Poi solamente dopo anni e anni ha riconosciuto uno dei figli. Le figlie non le ha neanche riconosciute. Le figlie andavano monache perché appunto era l'unico modo per poter perché si sostentassero. In qualche modo la madre non poteva in un altro modo farle vivere dignitosamente, quindi erano andate monache, e solamente il figlio fu legittimato solo nel 1619 però. Ecco, nel 1597 per la prima volta si pronuncia a favore del sistema copernicano in due lettere private. Come vedremo, lui si pronuncia a favore del sistema copernicano solo nelle lettere. Perché a stampa non si poteva, insomma, scrivere dei libri a favore del sistema copernicano. Non c'erano le condizioni allora. Ecco, quindi dicevamo, incontra anche Giovan Francesco Sagredo, nobiluomo veneziano, e questo praticamente poi diventerà uno dei personaggi del suo Dialogo dei Massimi Sistemi. E Marcantonio Mazzoleni, artigiano, ecco, perché aveva bisogno anche di artigiani che l'aiutassero nella costruzione di alcuni strumenti, vedremo in particolar modo uno di questi strumenti, proprio nel 1609 rappresenta, ecco, quindi 1609-1610, questi rappresentano una svolta radicale
nella vita di Galileo Galilei. Lui apprende dell'esistenza del cannocchiale. Quindi certi ottici olandesi hanno loro inventato, insomma, il cannocchiale, però poi dopo è riuscito a costruirlo senza che glielo insegnassero loro, insomma, è riuscito a costruirsi lui un cannocchiale, solo che questi ottici olandesi l'avevano usato per tutt'altri scopi, no? Lo stesso Galileo, a dire la verità, l'aveva usato anche per scopi militari. Era eccezionale il cannocchiale per scopi militari. Provate a pensare quando arrivavano magari delle navi avversarie, nemiche, erano molto lontane, non si potevano vedere i loro spostamenti, i loro movimenti, col cannocchiale era possibile vederli. E questa cosa era molto utile, ecco perché anche diciamo, fu premiato e anche gli diedero parecchi soldi, il doge della Repubblica Veneta, come dire, lo pagò perché questo cannocchiale poteva avere degli utilizzi in campo militare molto interessanti. Però poi lui lo usò, ecco, cosa che non aveva fatto nessuno prima di lui, lo usò per vedere il cielo, quindi diresse il cannocchiale verso il cielo. Ecco, questo è il cannocchiale di Galileo. Questo è insomma, un dipinto che raffigura Galileo che presenta al Doge di Venezia il suo cannocchiale. Entusiasti tutti, questo è un momento di grande affermazione di Galileo. Ecco. Comunque di queste cose parleremo le prossime volte quando parleremo del Nuncius Sidereus, che è il libro appunto in cui lui scrive i risultati delle sue osservazioni, no? Quindi Nuncius Sidereus, un titolo latino di un testo in italiano, che è appunto il messaggero degli astri, delle stelle, cioè che ci dà le notizie. Le news, insomma, sul mondo degli astri, su quello che finalmente possiamo scoprire, riguardo alla Luna, riguardo al Sole, riguardo ai satelliti di Giove, no? Però dedica questo libro, che appunto le scoperte le ha fatte quando era ancora a Padova, no? Ma dedica questo libro a Cosimo II dei Medici, e questo è uno dei fattori per cui poi lui tornerà in Toscana. Comunque desiderava sicuramente tornare in Toscana, perché appunto abbiamo detto lui è pisano, eccetera. Quindi è contento all'inizio, dicevamo, di tornare in Toscana. Comunque tutte queste scelte, e quindi anche la scelta di dedicare il Nuncius Siderius, crearono i presupposti perché ritornasse in patria, cioè ritornasse in Toscana. Allora gli stati italiani erano divisi, penso che lo sappiate. Ecco, ma si concretizzò solamente qualche anno dopo, nel 1616, quando Galileo rientrò in Toscana nominato matematico primario all'Università di Pisa, ma senza l'obbligo di insegnare, e matematico e filosofo di corte. Andiamo ad approfondire quindi questo concetto. Quindi, questo è il Duca Cosimo II dei Medici. Ecco, nel frattempo, nel 1611, va a Roma, dove presenta le sue scoperte al Collegio Romano. Sono presenti i cardinali Bellarmino e Barberini, il futuro Papa Urbano VIII, è un amico di Galileo in questo periodo, no? Il cardinale Maffeo Barberini. Le scoperte di Galileo vengono accolte con favore. Galileo entra nell'Accademia dei Lincei. Abbiamo già parlato delle accademie. Una di queste, l'Accademia dei Lincei, era stata fondata nel 1603 dal principe Cesi, e questa riuniva tutti gli scienziati migliori del tempo, insieme a molti intellettuali che erano anche cultori dilettanti di scienze. Un'altra accademia, invece, verrà fondata nel 1642, l'Accademia del Cimento, quindi dopo la morte di Galileo Galilei, prendendo anche spunto da quello che aveva fatto Galilei, la scuola galileiana fonderà l'Accademia del Cimento nel 1642 con il motto Provando e riprovando, una specie di citazione dantesca. Vorrei sottolineare comunque questo fatto. Sapete che ci sono tre date da ricordare riguardo a Roma: 1611, 1616, 1633. Schematizzando in modo esagerato,
Possiamo dire quindi accoglienza, favore, successo di Galilei a Roma nel 1611, monito, ammonizione, cartellino giallo a Galilei nel 1616, sempre a Roma, e 1633 è invece cartellino rosso, condanna a Biura. Ecco, stavamo dicendo però che la prima volta che va a Roma viene accolto bene. Ci sono cardinali magari ostili alla teoria copernicana, cardinali invece molto aperti, anche studiosi, che studiano anche, no? Lo stesso Maffeo Barberini, che poi farà il Papa, anche lui era uno scienziato dilettante, ma era pur sempre uno scienziato. Il cardinale Bellarmino, anche lui ne sapeva di scienza, quindi aveva capito che, ma addirittura il cardinale Bellarmino è un personaggio fondamentale, direi, perché lui aveva capito che Galilei stava dicendo la verità. È come se gli dicesse, poi vediamo soprattutto nel 1616, guarda che stai dicendo la verità, però adesso non è il caso che tu dica queste cose, perché insomma non è il momento giusto, la cosa potrebbe essere equivocata. Vabbè, il successo romano incoraggiò Galilei a proseguire nelle sue ricerche. Scrisse nel 1612 il discorso intorno alle cose che stanno in sull'acqua o che in quella si muovono, e la storia e dimostrazioni intorno alle macchie solari, pubblicata l'anno seguente. Ecco, abbiamo visto, per esempio, leggendo l'elogio di Galilei di Marino, abbiamo visto che le macchie lunari fanno venire in mente appunto Galilei a Mercurio. Ecco, adesso però cominciano i problemi. Ecco, ci sono dei domenicani, dei cardinali, che addirittura il domenicano padre Benedetto Castelli, l'avete letto la lettera, eccetera, no? Il gesuita Giovanni Colombini, che saranno della scuola di Galilei, ma purtroppo ci sono altri domenicani, come un certo Niccolò Lorini, che invece non erano molto d'accordo con lui. C'erano a Santa Maria Novella, no? C'era proprio una scuola di domenicani. Si crea un grande dibattito. Da una parte ci sono le prediche di questo tale domenicano che si chiama Niccolò Lorini, che dice, no, dal pulpito, badate che la teoria copernicana è una teoria del diavolo, è contro la Bibbia, perché nella Bibbia si dice fermati o sole, nella Bibbia si dice che il sole si muove intorno alla terra, che solamente perché Giosuè doveva combattere, doveva fare una battaglia, allora solo per quel motivo, no? Era stato detto di fermarsi al sole per un attimo. No? E quindi non state a sentire le teorie copernicane che vengono dal diavolo. Ecco, attenzione però, quando Galilei sente queste cose è molto turbato, perché, e qui vorrei leggere il libro perché è geniale secondo me, bisogna dire e affermare con molta precisione che Galilei non si situò mai ai margini o addirittura al di fuori dell'ortodossia cattolica come altri intellettuali di quel periodo, non era come Giordano Bruno o Tommaso Campanella, che erano, diciamo, tra virgolette, eretici, no? Per la Chiesa cattolica. Lui aveva una certa fede cattolica e quindi era convinto di questo, seguiva, no? Gli insegnamenti della Chiesa, e addolorato da queste prediche di questi domenicani, perché vuole convincere che invece le cose non stanno così, non hanno ragione questi domenicani, hanno ragione gli altri, per esempio, abbiamo detto, domenicani come Benedetto Castelli, altri cardinali più aperti. Ecco, lui cercava di, cioè combatteva perché la gente ragionasse, no? Perché i cattolici come lui la pensassero come lui, quindi fossero più aperti, no? A queste nuove scoperte, invenzioni. Ecco quindi qua il difficile rapporto tra fede e scienza, di cui avete già parlato con la professoressa, e il discorso delle lettere copernicane. Una la conoscete già, quella a Benedetto Castelli. Ecco, queste lettere venivano fuori certe volte anche da dei colloqui che lui aveva anche con il duca e con quelli della famiglia del duca, perché era matematico di corte, diciamo, no? E quindi è per questo motivo, in questo periodo, che scrive le lettere copernicane, in cui prende una posizione netta a favore del sistema eliocentrico, con l'invito a reinterpretare le sacre scritture. Ecco, perché? Perché se c'è scritto una cosa nella Bibbia, nell'Antico Testamento, ad esempio, fermati o sole, non è scritto perché quella è una legge scientifica, no?
Ma era stato scritto perché per gli ebrei del tempo aveva un valore simbolico quel racconto, eccetera, per il significato religioso, insomma. Perché fede e scienza per lui non sono in contrasto, si completano, no? Se invece si mettono in contrasto, è chiaro che viene mal interpretata anche la Bibbia, no? Lui dice, questa è la cosa fondamentale che dice. E comunque dicevamo che scrive. Queste lettere sono indirizzate a un destinatario, però questo destinatario può farle leggere anche ad altri, no? Ecco, quindi che sono un po' come delle lettere aperte. Dal momento che non può fare degli scritti a favore del sistema copernicano, almeno scrive queste lettere perché la gente cominci a ragionare, a riflettere, no? Anche Cristina di Lorena, avevano dibattuto, no? Solo che poi Cristina di Lorena comincia ad avere un po' paura, perché appunto, allora i medici sono molto legati al Papa, quindi hanno paura, no, di queste nuove idee possono metterle in cattiva luce presso il papato. L'eliocentrismo sembrava negare la lettera del testo biblico, ma il testo biblico non va letto così alla lettera, che in alcuni luoghi pare avallare il geocentrismo, ma questo solo perché allora si faceva fatica a distinguere fra il testo e la sua interpretazione. Bellarmino ce l'aveva molto chiaro, il cardinale Bellarmino questa cosa ce l'aveva chiara esattamente come Galilei, cioè sapeva che bisognava interpretare il testo biblico e non prenderlo alla lettera, ma non così altri teologi. Ad esempio il cardinale Baronio, Spiritui Sancto mentem fuisse nos docere quomodo celum eatur, non quomodo celum gradiatur. Ah, ecco, anche quest'altro cardinale Baronio. Esattamente la stessa idea di Galilei. Quindi fu nella mente dello Spirito Santo di insegnarci, è stata intenzione insomma dello Spirito Santo insegnarci in che modo si vada nel cielo, non in che modo siano disposti i cieli, capite? Gradiatur. Cioè, che non ci dice la Bibbia che c'è il primo cielo, il secondo cielo, il terzo cielo, secondo la teoria, insomma, che poi vedremo anche l'anno prossimo nel Paradiso di Dante, il cielo era così suddiviso, ecco, suddiviso il firmamento, era suddiviso in 9 cieli, eccetera. Ma non ce lo dice questo la Bibbia, lo dice il cardinale, e lui era d'accordo con questo cardinale. La scrittura non si occupa dei dettagli del mondo fisico, la cui conoscenza è affidata all'esperienza e ai ragionamenti umani, e alle scoperte umane. Galileo aveva chiaro questo più dei teologi che lo giudicarono. Ecco, stavamo dicendo quindi che non solo un domenicano, ma anche un francescano se la prende con Galilei. Prima mi sono confuso, perché in Santa Maria Novella, poi andrete a vederle, vero, queste cose qua. In Santa Maria Novella, giusto, in Santa Maria Novella i domenicani e in Santa Croce i francescani. Ma sono i domenicani quelli che inveiscono maggiormente contro Galilei, perché sono quelli un po' più acculturati, i domenicani, vi ricordate da San Tommaso in poi? Sono quelli che si dedicano appunto alla cultura, agli approfondimenti teologici, eccetera. Secondo Tommaso Caccini, quindi non solo Niccolò Lorini, ma anche Tommaso Caccini, le tesi di Galileo sono eretiche perché contraddicono le scritture. Ecco quindi che incominciano i problemi, vi dicevo, per Galileo. E lui invece, magari come sarebbe stato preferibile, di andare a ritornare a Padova, magari dove era possibile agire in un modo più libero, cioè, rimane lì perché vuole convincere, vuole cambiare le cose. Caccini a Roma, nel Palazzo del Sant'Uffizio, denuncia Galileo all'Inquisizione. Bellarmino a questo punto invita Galileo a considerare l'eliocentrismo come mera ipotesi matematica. È un'ipotesi, a dire la verità è vero che era un'ipotesi, perché lui non aveva ancora in mano la spiegazione, la dimostrazione. Galilei non è riuscito a trovare prove del moto della Terra. Per esempio, pensava che le maree fossero la dimostrazione di questo moto. Rifiuta l'idea corretta, accolta da altri studiosi, che le maree dipendono dalla posizione della Luna. Però sta di fatto che, insomma, incomincia ad esserci un'ammonizione. Nel marzo del 1616, ufficialmente, il Sant'Uffizio decreta che le teorie copernicane sono stolte e assurde.
Il De Revolutionibus di Copernico, quindi che aveva scritto il suo libro l'anno della sua morte intorno al 54, 1554, quindi più di una sessantina d'anni prima, viene messo all'indice fino a che non sia corretto, perché è ipotesi puramente matematica. Lo sarà 4 anni dopo. C'è l'intimazione a Galileo di non diffondere oltre le teorie copernicane, se non come semplice ipotesi matematica. Accusati i copernicani dai domenicani di eresia nel 12, nel 15, Galileo fu nel 16 citato a Sant'Uffizio. I teologi dichiararono assurda e falsa in filosofia e formalmente eretica la tesi eliocentrica. Assurda e falsa in filosofia, perlomeno erronea nella fede, la mobilità della Terra. Quindi abbiamo detto, vengono messe all'indice le opere di Copernico, lui viene convocato e formalmente ammonito a non credere, insegnare e difendere l'opinione copernicana a voce o per iscritto. Era Papa Paolo V. Poi però diventa Papa, come dire, il cardinale che era suo amico, il cardinale Maffeo Barberini. E quando diventa Papa Galileo pensa che le cose possano cambiare. Ecco, vediamo che cosa dice Piero Guicciardini, ambasciatore fiorentino. So bene che alcuni frati di San Domenico, che hanno gran parte nel Sant'Uffizio, cioè sono molto influenti, e altri, gli hanno male animo addosso, ce l'hanno su con lui. Ed è questo non è paese da venire a disputare della luna, né da volere nel secolo che corre sostenere né portarci dottrine nuove. L'ambasciatore dei Medici a Roma, e poi l'idea anche di Cristina Lorena, pensa che non è il caso, ecco, perché si creerebbero degli attriti. Questa è la Villa Medici dove arriva Galilei quando viene accusato, quando deve comparire a Sant'Uffizio, alloggia in questa Villa dei Medici a Roma, sede dell'ambasciata fiorentina a Roma. Cosa dice Roberto Bellarmino? Mi pare che il signor Galileo faccia prudentemente a contentarsi di parlare ex supposizione, come un'ipotesi, e non assolutamente, come io ho sempre creduto abbia parlato il Copernico. Ma volere affermare che realmente il Sole stia nel centro del mondo, che la Terra stia nel terzo cielo e giri con somma velocità intorno al Sole, è cosa molto pericolosa. Cosa vuol dire che questo cardinale dice è cosa molto pericolosa? Vuol dire che lui ha capito, ha intuito. Non è cosa falsa, dice cosa pericolosa. Cioè, per tutto un contesto, quel cardinale afferma che non avrebbe dovuto portare avanti le sue tesi. Non perché è falsa. Galileo acconsentì, ottenendo anche da Bellarmino un certificato con cui combattere le calunnie e le invenzioni che circolavano su di lui in città. Tuttavia, non si ferma. Continua a studiare, continua a pubblicare libri che appoggiano la tesi di Copernico. Ecco, questa è la villa di Galilei vicino a Firenze, in cui in questi anni scrive il saggiatore e poi, insomma, adesso incominciamo con dire il saggiatore. Però prima di questo c'è nel 1618 una disputa col gesuita Orazio Grassi sulle comete. Galileo si convince che i gesuiti hanno una grossa influenza nei palazzi romani, ingaggia una lotta serrata per screditarli e poi questi religiosi poco lungimiranti diventeranno il simplicio nel suo dialogo dei massimi sistemi. Ecco, grande momento però di speranza, un sogno, no, di poter vedere cambiare le cose, quando nel 1623 muore Papa Paolo V, quello che l'aveva ammonito. E diventa Papa Urbano VIII, che Galileo conosce come sostenitore della scienza. In quello stesso anno, 1623, quando viene nominato il nuovo Papa, pubblica Il Saggiatore dedicandolo a lui, dedicandolo proprio al nuovo Papa, che era suo estimatore al processo del 16. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org. E iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.